capture life's moments like never before with Rockbrook Camera, Nebraska and Western Iowa's premier camera store since 1975. Rockbrook Camera is not just about selling you a camera. It's about helping you become a real photographer, recording your life and sharing it with others. Today's cameras are faster, easier to use, capable of shooting stunning video, and with film photography making a comeback, there's never been a better time to dive into the world of photography. Rockbrook Camera goes as fast or as slow as you want to go. You can try before you buy with camera rentals, or give that older generation camera in the used department a whole new journey. Find Rockbrook Camera, one block south of 168th and West Center in Omaha, 70th and Pioneers in Lincoln, and at rockbrookcamera.com. That's rockbrookcamera.com. Discover or rediscover your love of photography today at Rockbrook Camera. Great photography begins here. It's the Planet Fitness You Can Still Join a Gym in 2023 sale. Now through December 29th, join for just $1 down, $10 a month, and you can still do that thing you said you'd do 11 and a half months ago. With over 2,400 locations and equipment for every workout, you can get in, get energized, and get going. And with free fitness training and most clubs open 24 hours, everyone belongs in the judgment-free zone. It's not too late. This can still be your year. So join today for just $1 down, $10 a month, cancel anytime, and pay nothing until January 17th. Hurry! Deal ends Friday, December 29th. See club for details. Stai per ascoltare Review, programma di attualità registrato in diretta, in onda su Parole di Vita. Siamo felici di avervi in contatto con noi ancora in una mattinata speciale. Avremo dei contenuti speciali e iniziamo immediatamente con la nostra nuova puntata con un passo della Parola di Dio, dal quale noi prendiamo netta e diretta ispirazione, e lo faremo ancora stamattina nella tematica che tratteremo insieme in questa mattinata. Bene, in Atti al capitolo 16 leggiamo di un avvenimento molto conosciuto nel mondo cristiano, ovvero di quando Paolo e Sila, a causa della persecuzione, vengono incarcerati, cioè predicano l'Evangelo ma vengono poi arrestati e rinchiusi in una prigione. Mentre sono in questa prigione, anziché lamentarsi e mettersi contro gli avvenimenti e le circostanze legate alla persecuzione per la loro fede, cosa fanno? Si mettono a pregare. Ma qualcosa di speciale e di tremendo accade, lo leggo insieme a voi, così come è scritto in Atti al capitolo 16, al versetto 26, dove è scritto: «A un tratto vi fu un gran terremoto, la prigione fu scossa dalle fondamenta e in quell'istante tutte le porte si aprirono e le catene di tutti si spezzarono. Il carceriere si svegliò e, vedute tutte le porte del carcere spalancate, sguainò la spada per uccidersi, pensando che i prigionieri fossero fuggiti. Ma Paolo gli gridò ad alta voce: «Non farti del male, perché siamo tutti qui». Il carceriere, chiesto un lume, balzò dentro e, tutto tremante, si gettò ai piedi di Paolo e di Sila. Poi li condusse fuori e disse: «Signori, che debbo fare per essere salvato?» Ed essi risposero: «Credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la tua famiglia». Poi annunciarono la parola del Signore a lui e a tutti quelli che erano in casa sua. Ed egli li prese con sé in quella stessa ora della notte, lavò le loro piaghe e subito fu battezzato lui con tutti i suoi. Poi li fece salire in casa sua, apparecchiò loro la tavola e si rallegrava con tutta la sua famiglia perché aveva creduto in Dio. Un personaggio è il protagonista di questa storia, ovvero il carceriere. Bene, questa mattina molti si staranno chiedendo cosa c'entra questo passo con l'attualità. C'entra perché quello che è accaduto a questo carceriere è accaduto anche nella storia a tantissimi uomini e anche nei nostri tempi è accaduto ad un carceriere, ad un comandante di guardia di polizia penitenziaria in un carcere italiano, il quale ha ricevuto l'Evangelo attraverso dei predicatori che sono arrivati in carcere e oggi serve il Signore, predica la parola, e voglio subito presentarvelo. Abbiamo in collegamento con noi il fratello Carlo Loreto. Carlo, buongiorno, ci senti? Buongiorno, pace. Eccolo. A tutti. Pace e buongiorno. Benvenuto. Carlo, abbiamo letto un fatto biblico molto conosciuto, ma che ha a che fare con
in un modo straordinario con la tua vita. Ci vuoi raccontare brevemente quello che è accaduto? Sì, senz'altro. È accaduto circa 18 anni fa, più o meno. Quindi io venivo da un carcere del Molise e mi ero trasferito vicino Caserta, a Santa Maria Capovetere. Lavoravo a Napoli, penitenziario di Secondigliano, e viaggiavo tutti i giorni. La domenica stavo a casa e, come ogni buon cristiano, andavo in chiesa. Non è che avessi particolari problemi, pensavo quelli che pensano se stessi. Sono un buon cristiano, non faccio mai magari niente alla mia famiglia, non ho grilli per la testa, lavoro e casa, e quando potevo aiutavo gli altri. E così la mia vita viaggiava su questo binario di autocelebrazione, che così possiamo dire. Che cosa c'ha da dire alla persona che è di me? Non ho ucciso nessuno, non tradisco mia moglie, sono un buon padre di famiglia, quindi credo che più santo di me non ci sta. E la domenica andavo in chiesa, la chiesa che stava vicino casa, chiesa cattolica, però mi accorgevo che entravo e uscivo alla stessa maniera, cioè un senso di vuoto dentro di me che non riuscivo a capire, perché cercavo di trovare nelle cose del mondo una soddisfazione, ma non c'era niente che potesse colmare quel vuoto, quel tassello del puzzle che mancava per farmi capire il senso dell'esistenza, della vera esistenza. Così un giorno, mentre stavo in servizio, pensai a Dio e dissi: Signore, io so che tu esisti, perché ho la certezza che tu esisti, però non ti conosco bene, vorrei veramente approfondire la conoscenza con te, vorrei conoscerti, vorrei conoscerti veramente, vorrei capire come sei, chi sei. Come dimenticai di questa mia richiesta estemporanea, questa preghiera? Se non che dopo qualche settimana vennero nel mio ufficio due persone e dissero che erano stati autorizzati a lavorare nell'interno del reparto, che era un reparto un po' particolare, ci occupavamo di ragazzi tossicodipendenti, quindi avevamo molti volontari che si venivano a darci una mano, si seguivano i ragazzi, insomma, facevamo molto lavoro, molto volontariato. Allora pensai: questi saranno uno di questi qua che vengono a vario titolo a darci una mano. E così chiesi: di che cosa vi occupate? E loro mi dissero che portavano la parola di Dio. Ho detto: ah, ok, allora siete testimoni di Geova, perché non avendo l'abito del sacerdote, saranno testimoni di Geova. Loro mi dissero che erano della chiesa evangelica. Io vagamente avevo notizie di questa chiesa evangelica, ma non riuscivo a capire bene di che cosa si trattasse. E quindi chiesi spiegazioni, disse: ma che differenza c'è fra me che sono cattolico e voi che siete evangelici? E loro mi dissero tre grandi basi, diciamo. Il battesimo si fa da tutti, i preti si possono sposare e non ci inginocchiamo davanti alla Santa. Io dissi: su questo vi trovate d'accordo su tutte e tre le questioni?
quindi non vedo la differenza, perché potrei essere pure evangelico, tanto queste cose già non le pratico. Quindi loro fecero il loro lavoro, io facevo il mio, e avevo un cassetto su un block notes sul quale appuntavo mano a mano le domande che avrei voluto fare a queste persone. Loro venivano di venerdì e così mi preparavo queste domande. E quando loro passavano, ponevo queste domande e con mio grande stupore e sorpresa, loro non mi rispondevano con le loro supposizioni, ma prendevano versetti della Bibbia e là trovavo tutte le risposte. Questo fatto mi stupì, perché dissi: ma com'è possibile che 5.000 anni fa hanno scritto le risposte alle mie domande di oggi? Allora capii in quel momento che Dio mi stava in qualche modo rispondendo. Poi c'è stato un'esperienza di salvezza anche, diciamo, giusto per affrettare i tempi, perché i tempi televisivi sono molto stretti. Sì, Poi sì, sì. l'Evangelo ha salvato anche la tua casa, cioè è entrato anche nella tua casa e Gesù ha fatto un'opera nella tua famiglia, appunto come il Certo. carceriere di cui leggevamo. Sì. Poi andai, loro mi invitarono al culto e dopo varie resistenze ci andavo. E ricordo la mia sorpresa quando vidi tutte queste persone con le mani alzate che lodavano il Signore ad alta voce. Per me era una cosa nuova, e come le cose nuove un po' mi spaventavano. Però seguì con attenzione tutta la predica e all'ultimo il predicatore disse una frase, disse: Gesù non può aspettare, ti devi decidere. E su quella parola ho riflettuto molto. Gloria a Dio. E così dopo un po' ho cercato, sono andato alla tenda cristiana che stava a prepararci proprio per vedere più da vicino di che cosa si trattava. Nella tenda ho incontrato il pastore Biagio Narducci, che mi ha dato un foglietto da leggere, lo studente. Così sono andato a casa, l'ho letto e ho visto il timbro nella chiesa. Sono andato in chiesa un giorno e mia moglie mi dice: ma dove vai con questa Bibbia sotto il braccio? Così ho detto: no, devo vedere, devo scoprire una cosa. E appena entrato ho cominciato il coro, le lodi, l'adorazione, e io ho sentito una cosa scendermi addosso dall'alto per rivestirmi così, e poi una voce che veniva dal mio interno che mi diceva: tu mi cercavi? Io sono qui. E Alleluia. da allora non mi sono più mosso dalla chiesa in cui mi trovo ancora attualmente, il pastore Alleluia. Biagio, e cerchiamo di servirsi. Gloria a Dio. E ho iniziato da solo, e la mia famiglia era ancora così. Mia moglie non voleva sapere niente perché, per ovvi motivi, perché cattolica, con una cultura familiare cattolica, eccetera, eccetera. Avevamo paura un po' di affrontare i nostri familiari. Però mia moglie è venuta in chiesa. Poi, poco dopo, mia figlia pure stava in casa da sola e noi andavamo in chiesa. Lei si barricò proprio, perché passò l'età parente, si chiuse in camera, disse: non voglio sentire a nessuno e sto bene così. Voi andate, pure, io sto qua. Noi andammo in chiesa e venne un'altra chiesa a fare un'evangelizzazione sotto l'età. E il pastore disse: anche se ti sei chiusa dentro, è passato l'età parente, sei chiuso in camera, Gesù ti manda a dire che ti vuole bene lo stesso, dove sta? Mia figlia è saltata dal letto. Detto: a questo, che ne sai che io sono in questa situazione così? Gloria E
E quindi ha incominciato a fare pure lei sul serio. Il signore, l'ultimo è stato mio figlio, pure lui si è convertito nell'ambito del gruppo giovani, ha conosciuto una ragazza di un'altra chiesa evangelica, si sono sposati, hanno 2 figli. Posso dire che ho visto la realizzazione di quello che poco prima ha letto Michele, quando è scritto in Atti 16. Credi nel Signore Gesù e sarà salvata tu e la tua famiglia. A me è avvenuto concretamente. Gloria a Questa è Dio. la testimonianza, posso dire. Grazie, grazie per questa esperienza che ci ha raccontato. Questo vuole essere anche un invito a quanti non hanno ancora visto realizzato nella propria vita una promessa che Dio ha fatto. Dio è fedele, mantiene le promesse. Ogni cosa che ha detto al tuo cuore, oppure al tuo gruppo, oppure ti ha detto per il tuo gruppo, per la tua famiglia, resisti, continua a credere, confida in Dio, ancorati alla parola, abbi fede fino alla fine sulla parola di Dio, perché il Signore non viene mai meno, non viene mai meno alle sue promesse. Le promesse che ha rivolto appunto a questo carceriere letto negli Atti degli Apostoli sono le stesse promesse che ha rivolto a Carlo, si sono realizzate. Quante volte vediamo i nostri familiari, approfitto di quello che appunto raccontava Carlo, vediamo i nostri familiari non arresi ai piedi del Signore. E spesso citiamo questo verso, vogliamo che il Signore intervenga nelle nostre famiglie. Afferriamo con fede, se questa è una promessa che il Signore ha rivolto anche al nostro cuore, afferriamo questa promessa e continuiamo a sperare. Osserviamo con gli occhi della fede chi non ha ancora ricevuto Gesù, con la speranza che prima o poi, da un momento all'altro, il Signore compirà un miracolo, così come è accaduto appunto in quanto ci raccontava Carlo con la storia della sua moglie e dei suoi figli. Carlo, grazie per questo racconto, ti chiediamo di rimanere in collegamento con noi, abbiamo lo spazio delle rubriche, ma ci rivediamo dopo, così approfittiamo della tua presenza, del tuo collegamento per ricevere con una piccola meditazione giornaliera che appunto abbiamo a review, abbiamo la possibilità appunto di ascoltare e vedere ancora quanto il Signore vuole fare e vuole dire alla nostra vita. Bene, proseguiamo con la nostra puntata di review con una rubrica dedicata alle mamme. Quindi attiviamo la modalità mamma-donna e dedichiamo attenzione a quanto Ornella ha da dirci in questo spazio a lei dedicato. Buongiorno Ornella e benvenuta. Buongiorno, Buongiorno a tutti, buongiorno Michele, pace. pace. Oggi per la rubrica rivolta alle mamme voglio parlarvi di Anna, la mamma di Samuele. Anna era una delle mogli di Elcana insieme a Peninna. Possiamo leggere la sua storia nel primo libro di Samuele nella Bibbia. Ebbene, questa donna era una donna molto amata da suo marito e infatti al verso 5 è scritto che Elcana diede ad Anna la parte doppia dei suoi sacrifici proprio perché amava tanto Anna, sebbene Dio l'avesse resa sterile. Quindi questa posizione privilegiata che lei aveva agli occhi del marito, non possiamo dire lo stesso nella sua vita, perché non solo era una donna sterile, ma ogni giorno continuamente la sua rivale Peninna la mortificava per amareggiarla. E questa amarezza del cuore di Anna si rifletteva anche sul suo aspetto. Infatti è scritto che Anna non mangiava più e piangeva, perciò lei piangeva e non mangiava più, dice il verso 7. Quanti di voi questa mattina si stanno riflettendo in questa condizione? Ebbene, ho un messaggio per te. L'unica cosa che riuscì a cambiare la condizione di Anna fu la preghiera. Nonostante Elcana cercasse in tutti i modi di consolarla con le sue parole, con il suo affetto, del suo amore, l'unica cosa che riuscì a cambiare il suo aspetto fu la preghiera. Leggiamo infatti al verso 18, dopo che Anna salì al tempio per pregare, che il suo aspetto non fu più quello di prima. Gloria a Dio. Quindi questa mattina voglio ricordare Anna non solo come colei che fece questa fervida preghiera a Dio, una preghiera fatta col cuore a cui Dio esaudì e rispose, ma voglio ricordarmi di Anna come colei che seppe tener fede alle promesse fatte a Dio. Quante volte nei nostri momenti difficili abbiamo detto, Signore, se tu mi dai questo, io farò questo per te. Ebbene, vogliamo ricordarci dei voti fatti a Dio. E qui non stiamo parlando di
dei fioretti, i cosiddetti fioretti, senza offendere nessuno, che vengono fatti per un breve periodo e basta. Stiamo parlando di una vera e propria promessa. Anna promise a Dio che se gli avesse donato un figlio, dice così il verso 10, io lo consacrerò al Signore, scusatemi, verso 11, io lo consacrerò al Signore per tutti i giorni. E quindi possiamo vedere che la preghiera, appunto, come dicevo prima, è ciò che ha cambiato la condizione di questa donna. Ma è buono pregare, sì, ma per che cosa stiamo pregando? Cerchiamo di farci questa domanda questa mattina, appunto, per quale motivo noi stiamo pregando? Per spendere nei nostri piaceri oppure per cercare la volontà di Dio? E Dio non solo esaudì questa preghiera, ma la benedì. Anna fu fedele a Dio. Quante volte abbiamo detto che Dio è fedele nelle nostre vite, ma così allo stesso modo dobbiamo esserlo anche noi, alle promesse che noi facciamo a Dio. Anna non perse tempo. Ella, dopo aver avuto questo bambino, aver ricevuto questo bambino, consacrò Samuele a Dio fin da bambino. Non aspettò che fosse diventato adulto. Molto spesso sento genitori dire: è buono che i miei figli facciano le proprie esperienze nel mondo, poi Dio vedrà. Poi si vedrà. No, Anna non perse tempo, ma consacrò Samuele fin da bambino a Dio. E Dio parlò alla vita di Samuele fin da bambino, fin da fanciullo. Possiamo leggere nella Bibbia che Samuele ascoltò la voce di Dio. Dio lo stava chiamando a sé già dalla sua tenera età. E poi da grande sappiamo che fu un grande profeta di Dio. Che gioia per sua madre sapere che Samuele, che suo figlio, questo figlio così desiderato, era diventato un profeta di Dio. Quanti progetti abbiamo per i nostri figli? Quanto futuro prospettiamo per loro? Una posizione di rilievo magari in questo mondo, ma l'unica cosa che deve preoccuparci davvero è che i nostri figli siano al centro della volontà di Dio. Ebbene, questo uomo Samuele riuscì ad essere proprio quello che Anna sperava, sognava per suo figlio. Ringraziamo Dio per quello che oggi abbiamo, perché quello che oggi noi abbiamo è ciò per cui abbiamo pregato ieri. Ma questa storia quindi ha un prosieguo, non è una storia di una preghiera che viene esaudita e finisce lì. No, Dio benedice questa preghiera negli anni. Proprio perché è una storia che fa la differenza. La preghiera che noi rivolgiamo a Dio può fare la differenza quando Dio la benedice, quando è una preghiera benedetta da Dio, quando i nostri desideri sono consoni a quelli di Dio. Infatti possiamo leggere in Malachia, al capitolo 3, versetto 18, questo verso così bello che dice: voi vedrete di nuovo la differenza che c'è fra il giusto e l'impio, fra colui che serve Dio e colui che non lo serve. Gloria a Dio. Il nostro servizio a Dio è solo una piccolissima parte di ciò che Lui, per ringraziarlo per ciò che Lui fa e già ha fatto in passato nella nostra vita. Bene, questa mattina voglio lasciarti con queste domande. Voglio chiederti: stai pregando per i tuoi figli e stai ricordando le tue promesse a Dio, le stai rinnovando, non perché possiamo sperare di ricevere qualcosa in cambio da Lui, ma semplicemente perché vogliamo vedere benedette le nostre preghiere, le nostre famiglie e i nostri figli. Amen, Io amen. ho concluso, lascio a te la linea Michele, grazie per l'ascolto. Pace. Grazie a te Ornella. Quindi è ribadito l'invito che stamattina volgiamo a quanti ci stanno seguendo. Continuiamo a pregare per le nostre famiglie, concentriamoci anche con la nostra consacrazione a Dio affinché il Signore salvi le nostre famiglie e guardi i nostri figli. Desideriamo per loro un momento e una vita di pieno servizio al Signore, più di ogni altra cosa. Questi spunti che Ornella, ci ha messo dinanzi servono anche per noi padri. Abbiamo bisogno di vedere le nostre famiglie arrese ai piedi di Cristo, anche i nostri figli, anche, i nostri familiari, tutti devono ricevere il Signore. Questa deve essere la preghiera del nostro cuore questa mattina. Quindi insieme vogliamo pregare e continuare durante il giorno ancora a intercedere affinché questo avvenga. E per te, se sei che un parente non ancora convertito, di una famiglia convertita, di una famiglia che ha accettato Gesù, bene, io ti invito ad aprire il cuore, perché il Signore vuole fare grandi cose nella tua vita. Lo hai sotto gli occhi.
con la dimostrazione di quello che ha già fatto nella vita dei tuoi parenti salvati. Vuole farlo nella tua vita, ma attenzione, vuole farlo in un modo originale, solo tuo. Dio è un Dio creatore, non fa le fotocopie, quindi puoi stare tranquillo, puoi stare tranquilla che tutto quello che il Signore creerà per la tua vita sarà un dono e un'opera speciale, originale e nuova, completamente diversa forse da quello che immagini. Quindi ti sfido ad aprire il cuore e a iniziare una nuova esperienza, ammettendo i tuoi limiti e cominciando a fare sul serio con questo Signore che da tempo probabilmente ti sta inviando l'invito ad accettarlo. Bene, proseguiamo con il nostro prossimo momento di rubrica, che è affidato a Ugo Tramontano, che ci parla da Arezzo. Ugo, buongiorno, pace. Sei collegato? Ci sono problemi tecnici con Ugo. Vediamo un attimo se c'è. Eccolo. Buongiorno, ed è un piacere stare qui con voi nella nostra nuova rubrica Ti racconto la mia storia, una rubrica in cui parleremo di editoria cristiana e musica cristiana. E per l'appunto oggi come ospite abbiamo una carissima amica, nonché una sorella in Cristo, Luana D'Amato, ma anche un'autrice di un libro che adesso poi vi racconteremo. Benvenuta Luana. Ciao, ciao, ciao a tutte e grazie per avermi invitato qui oggi. È un piacere averti qui e soprattutto un piacere anche personale per la nostra collaborazione anche esterna. Ma vorrei iniziare subito con ad entrare nel vivo della nostra intervista. Intanto raccontaci un po' di te, raccontaci un po' chi sei, da dove vieni, cosa fai nella vita, insomma, so che sei anche una mamma, quindi parlaci un po' di te. Sì, allora sì, ad oggi sì, sono anche una mamma e non solo, sono proprio una discepola a tutti gli effetti del nostro amato Gesù. Perché in passato mi occupavo di eventi per matrimoni, avevo una location dove organizzavo proprio matrimoni, fino a che poi proprio il Signore mi ha chiamato a lasciare tutto, come dice, lascia tutto e vieni a me, e oggi posso dire che lavoro a tempo pieno per il Signore, quindi vado un po' in giro per l'Italia a evangelizzare, portare la sua parola, scrivo, e quindi posso dire che oggi veramente a tutti gli effetti lavoro per il Signore. The holidays start here at Baker's with a variety of options to celebrate traditions old and new. You could do a classic herb roasted turkey or spice it up and make turkey tacos. Serve up a go-to shrimp cocktail or use Simple Truth wild-caught shrimp for your first Cajun risotto. Make creamy mac and cheese or a spinach artichoke fondue from our selection of Murray's cheese. No matter how you shop, Baker's has all the freshest ingredients to embrace all your holiday traditions. Baker's, fresh for everyone. With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Non abbiamo detto il nome del libro che hai scritto, insomma, ma Dio vuole dirti che. E sì. Poi ha avuto anche una collaborazione con un altro autore per un altro libro che poi non vi svelo, ma ne parleremo direttamente con l'altro autore nella prossima intervista. Ma volevo farti una domanda un pochino più personale. Come e dove hai conosciuto Gesù nella tua vita? Cioè, raccontaci un po' la tua storia di come hai conosciuto il Signore e di come ti sei avvicinata a Lui. Allora, il mio incontro con il Signore è cominciato a 33 anni. Quindi venivo appunto da un lavoro molto pressante, importante, anche con i ritmi pesanti, perché stavamo in piedi anche 18 ore abbondanti. Per organizzare matrimoni, stare con le persone, e quindi ero veramente sotto pressione, finché arriva un giorno che il mio cuore smette di funzionare. Mi viene una forte aritmia che mi porta una crisi epilettica e mi ritrovo all'ospedale. Da lì in poi è cominciato tutto.
perché sono tornata a casa, diciamo che la mia parte non ho avuto danni cerebrali, ma per una settimana, 10 giorni, non riuscivo a parlare. Sentivo solo le voci, ma non riuscivo a esprimermi. E così da lì ho cominciato a sentire questa voce, che ho questa grazia di poter sentire la sua voce, che proprio mi diceva: adesso ascolta, adesso ascolta, mi diceva. E quindi l'unica cosa che potevo fare era scrivere quello che mi diceva. Però è stata una conversione, diciamo, non immediata, perché all'inizio vedevo Gesù che mi parlava, perché ho sempre avuto la rivelazione fin da bambina, ma non capivo, perché venivo da una chiesa cattolica, un po' come tutti. Però, diciamo, dopo la scrittura del libro, poi ho cominciato a avere veramente la rivelazione di un Gesù vivo. E ho cominciato poi ad entrarmi nella Bibbia, a studiarla, a meditarla, e da lì tutta la mia vita è cambiata. È cambiata, mi ha guarito dal cuore, quindi non ho più problemi al cuore, e tutt'oggi continua ad accompagnarmi in quello che faccio. Incredibile, cioè Dio in un momento particolare, un momento in cui tutti avrebbero dovuto mollare, insomma, il nostro Signore riesce a trarre sempre il bene dal male che ci circonda, dal male che viviamo, ed è qualcosa di miracoloso. Quindi praticamente nel momento in cui ti sei ritrovato in ospedale in questa difficoltà, hai avuto, come dire, l'ispirazione di poter scrivere questo libro. Io ho letto il tuo libro, quindi. Sì. Ed è un continuo domanda e risposta, interessante come cosa, è molto particolare e consiglio anche ai nostri ascoltatori di leggerlo, che ci sono delle domande che poi in sostanza sono comuni, ci facciamo tutti, quindi dove sei Dio? Perché Dio non intervieni? E per l'appunto volevo leggere una piccola parte del tuo libro, l'ultima parte, così sveliamo direttamente il finale, facciamo uno spoiler di tutto il libro. E dice così. Ma come posso imparare a sentire la connessione con Dio? Cara anima, ricorda che basterà che tu ami te stesso al punto di come Dio amerebbe te. Chiamalo ogni volta che ti dimentichi chi sei. E se non mi risponderà, significherà che sarà così immenso dentro di te che avrà smesso di risponderti dall'esterno. A quel punto, cara anima, sarai tu la risposta a tutto ciò che ti circonda. Adesso però devo andare. E dove vai? Ritorno a fare ciò che so fare bene. E cosa? Dio. Ritorno a fare Dio. Come? Non posso credere. Ho parlato con Dio tutto questo tempo. È interessante questo finale, perché così entriamo anche nel merito dell'ultima domanda che ti vorrei fare. È interessante perché le persone oggi, ancora oggi, hanno paura, hanno timore, ma soprattutto non hanno la conoscenza che possono veramente parlare con Dio e che Dio possa rispondergli. Cosa potresti dire tu a queste persone attraverso anche la tua esperienza personale? Senza dubbio voglio leggere un passo che il Signore mi ha messo nel cuore prima di cominciare questa intervista. L'unico modo per arrivare al Padre è attraverso Gesù. E Gesù, infatti, in Giovanni 14, nel versetto 6, ci dice: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Questo è il mio consiglio. Avvicinatevi a Gesù, perché solo Gesù vi potrà portare alla conoscenza del Padre che è nei cieli. Interessante come cosa, anche perché è l'unica Sì. strada. Molti credono che ci sono tante strade per arrivare a Gesù, invece Dio ci ha dato una sola strada, ed è Cristo Gesù. Credi in Gesù e Esatto. sarai salvato tu e la tua casa. Ed è Sì. importante questa cosa, metterla in pratica questa parola. Vorrei farti un'ultima domanda. So che ti avevo detto già l'ultima prima, ma l'ultima te la vorrei fare. Più che altro vorrei che tu descrivessi qualcosa. Se tu adesso dovresti descriverti come in una fotografia dei giorni nostri, come credente, come ti descriveresti? Senza dubbio una nuova creatura, come ci dice il nostro Signore, ma non solo una nuova creatura, una Luana che oggi sa che qualunque cosa possa accadere al mondo, alla propria vita, anche se cascherà, ci sarà sempre Gesù che la rialzerà. Quindi una Luana vincente, ma non con le proprie forze, con le forze di Dio, con le forze di Gesù. Quindi questo vedo oggi davanti a me.
E per le persone che ci ascoltano, quale suggerimento vorresti dargli? Il suggerimento è pensare che non possiamo fare tutto con le nostre forze, scusami, perché proprio in Zaccaria 4,6 dice: non per potenza né per forza, ma per lo spirito mio, dice il Signore degli eserciti. E allora quello che voglio lasciare oggi è: non farlo per potenza tua, per forza tua, ma farlo per lo spirito del Signore, perché così arrivi dove tu neanche immagini. Questo è il consiglio. Così arrivi dove tu neanche immagini. Dico sì. Sempre una cosa, noi abbiamo una vista limitata, perdonatemi forse l'espressione banale, al nostro naso, ma Dio guarda oltre il nostro naso, Dio sa ogni cosa. E quello che sentiamo di dire insieme a Luana questa mattina: affida il tuo cuore a Gesù, perché egli veramente potrà fare cose meravigliose nella tua vita e cose maggiori di quelle che hai appena ascoltato. Sì. Noi ti ringraziamo, Luana, per essere stata nostra ospite e per come averci, anche se brevemente, insomma, esposto quella che è l'opera di Dio nella tua vita. Ti ringraziamo e soprattutto ringraziamo i nostri telespettatori e ringraziamo anche te, Michele. E vi salutiamo nell'amore del Signore e vi consigliamo veramente di, oltre che leggere il libro Dio vuole dirti che di Luana D'Amato, ma soprattutto di leggere la parola del Signore. Come abbiamo ascoltato, l'unico mezzo che possa veramente darvi pace, gioia, serenità, che possa riportare serenità nella vostra vita è soltanto Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Credi in Gesù e sarai salvato tu e la tua vita. Amen. Amen. E vi salutiamo e vi aspettiamo al nostro prossimo appuntamento con la rubrica Ti racconto la mia storia. Ciao a tutti. Ciao, grazie. A tutti. Ciao, ciao Ugo, ciao Luana. Ciao. Grazie per questa storia, per questo racconto. Una bella esperienza raccontata in un modo, diciamo, estremamente attuale e con un linguaggio fresco. Grazie Ugo, grazie Luana. Ringraziamo il Signore per l'opera che ha fatto. Lui si fa incontrare da coloro che hanno bisogno e sono alla ricerca sincera del suo incontro. Vi diamo, prima di proseguire con il prossimo momento della nostra puntata di oggi, vi diamo subito il numero a cui potete scriverci: 379-271-0854. Potete scriverci per raccontarci la vostra storia, per chiedere aiuto, per avere informazioni e farci domande, perché no, anche suggerire qualche argomento da trattare qui nelle prossime puntate di Review. Allora proseguiamo come promesso con l'ultimo nostro blocco della puntata di oggi. Sono le ore 9 e 36 minuti di venerdì 13 agosto 2021. Diamo subito la parola quindi al nostro ospite, che intanto è rimasto collegato con noi, il fratello Carlo Loreto. Carlo, ci sei? Bene. Sì, bene, sono qua. Ecco, adesso ti diamo la linea, fratello Carlo, e ascoltiamo quanto il Signore ti ha messo sul cuore. E come dico sempre di consueto, potrebbe essere questo il primo messaggio da parte del Signore della giornata, quindi è bello iniziare la giornata anche attraverso il consiglio della parola di Dio. Dio ti benedica. Amen. Allora, di nuovo la pace del Signore, la Shalom, pace completa sia nei vostri cuori, nelle vostre case, nelle vostre. È un periodo difficile per il mondo, questo periodo di pandemia, questo momento così buio. E quello che si sente intorno è che tutti vorremmo vedere la luce in fondo a tutto. C'è chi la vede in modo molto pessimistico, nel senso che spera che ci sia una luce in fondo a tutto, ma vede difficile realizzare il fatto di vederlo. Ci sarà, ma in un futuro molto molto prossimo. C'è
l'ottimista, quello che spera e crede che presto vedrà questa benedetta luce in fondo a tutto. In ogni caso, è un'attesa inattiva, senza muoversi, sperando che gli eventi cambino da soli. Non possiamo fare niente, bisogna aspettare, bisogna attendere che ci sia questa benedetta luce. Noi cristiani siamo nel mondo. Non possiamo attendere la luce, perché anche nell'oscurità noi non siamo mai nelle tenebre. Siamo chiamati ad essere luce, perché portiamo Gesù. Noi dobbiamo essere luce per gli altri. Non dobbiamo scoraggiarci, non dobbiamo temere. Abbiamo la sicurezza che colui che in noi è più forte delle cose di noi. Prima Giovanni 1,5 dice: io, la luce è venuta nel mondo, ma il mondo la luce splende nelle tenebre e le tenebre non l'hanno sopraffatta. Quindi Gesù è la luce che è venuta nel mondo e le tenebre non possono sopraffare la luce di Dio. Prima Tessalonicesi 5,5 dice: perché voi tutti siete figli di luce e figli del giorno. Noi non siamo della luce né delle tenebre. Quindi, sulla base di questa parola, noi abbiamo luce in noi stessi, ma è la luce di Cristo. E con quella luce noi dobbiamo illuminare quelli che purtroppo stanno ancora barcollando nel buio di una vita senza speranza, senza Cristo. Questo essere luce però non deve essere per noi motivo di vanto. Rappresenta una responsabilità molto, molto importante. E questa responsabilità importantissima è in risposta al mandato di Cristo. Giovanni 8,12 dice: io sono la luce del mondo. Chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Quindi noi cristiani abbiamo la luce di Cristo e abbiamo la responsabilità di trasmetterla agli altri. Gesù dice: io sono la luce, ma non tiene questo essere luce solo per sé, ma l'ha trasmessa a noi. Quindi Gesù estende questo essere luce a tutti quelli che lo seguono. Matteo 5,14 ci insegna: voi siete la luce del mondo, una città posta sopra un monte non può rimanere nascosta. Quindi da qui si evince il nostro compito di essere luce, di essere testimonianza che Cristo opera ancora oggi e vuole operare nella vita di ciascuno. Vuole farlo, non opponiamo resistenza, lasciamoci illuminare dalla sua luce. E presto non ci sarà più bisogno neanche di attendere
la luce in fondo a tutto, perché sarà la luce stessa del Signore a illuminare le nostre menti, i nostri giorni, i nostri momenti di sconforto, i nostri momenti di tenebra spirituale, e purtroppo, come vediamo in giro, di crisi, pure di identità, che vogliono infondere nelle nostre menti. Siamo luce con il compito di risplendere luce per gli altri, non attirare l'attenzione su noi stessi. Questo è un rischio che si corre, che essere luce è come il faro, dove c'è il buio, se non fosse per me tutti andrebbero a sbattere. Ma io non sono luce, io rifletto la luce di un altro, quindi sono e resto un servo, anche se il Signore mi usa, ma dobbiamo rimanere nell'umiltà. Non dobbiamo inorgoglirci e dobbiamo essere fedeli al mandato di Cristo. Come facciamo ad essere fedeli, a trasmettere la luce che Lui vuole che noi trasmettiamo? Facendo le opere buone. Buona testimonianza di vita, perché le persone sì, ci ascoltano pure quando parliamo, sicuramente. Lo vogliono vedere concretamente se il nostro dire poi si realizza nel nostro fare. E quindi occorre dare buona testimonianza con la nostra vita vissuta, l'esempio vissuto. Dobbiamo comunicare vita, dobbiamo arricchire la vita degli altri, del prossimo. Ma non solo con cose materiali, dobbiamo farlo anche e soprattutto con segni di solidarietà, di amicizia, di amore. Solo così loro potranno un giorno, speriamo presto, dare gloria a Dio. E il frutto della buona testimonianza consiste, il frutto della luce consiste in ogni bontà, giustizia e verità. Efesini 5:9. La luce che Gesù è e che ci invita ad essere illumina l'uomo, illumina noi stessi, illumina gli altri, illumina il mondo e rende capace all'uomo di realizzarsi e di alzare lo sguardo al di là del proprio egoismo, e di guardare alla necessità del prossimo. Le necessità del prossimo, come dicevo prima, non sono soltanto materiali, ma soprattutto spirituali. Visitiamo chi è nel bisogno, riappacifichiamoci, famiglie, tendiamo la mano a chi ci ha offesi e chi ci ha ferito. Questo è essere luce. Diamo la speranza e speranza non è. Noi siamo chiamati a essere sentinelle. Nel capitolo 33 di Ezechiele, molto ben spiegato, ma la funzione della sentinella. Io che ho un passato di lavoro nei penitenziari conosco perfettamente cosa significa essere sentinella. La sentinella che Dio ci invita ad essere, quella di avvertire gli uomini, il mondo, che c'è un pericolo, che possono perdere la salvezza, possono perdere la vita eterna. Non dobbiamo farlo, perché è nostra responsabilità, è tua responsabilità, è mia responsabilità.
essere una buona sentinella, avvertire gli altri del pericolo imminente. Questo è il nostro compito, il loro compito è quello di ascoltare il nostro invito, di captare l'allarme e di mettersi in guardia. Se non lo fanno, purtroppo è solo colpa loro. Ma se noi non li avvertiamo, la colpa ricade su di noi. Quindi dobbiamo tenere bene gli occhi aperti, dobbiamo avere il coraggio, la franchezza di dire agli altri: il momento è vicino, salvati, accetta il Signore Gesù nel tuo cuore e sarai anche tu, diventerai anche tu luce per gli altri. Poi, in ultimo, occorre ricordare che sì, i momenti sono duri, il tempo è difficile, ci sono problemi infiniti che purtroppo aumentano tutti i giorni, ma noi dobbiamo essere tranquilli e rimanere fedeli, tranquilli nelle promesse del Signore, che ci dice in Romani 8:37: in tutte queste cose, quindi tribolazioni, problemi vari, noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ama. E con questo io lascio, non prima di aver benedetto le vostre vite, pregato per voi. Signore, voglio pregarti in questo momento nel nome di Gesù per tutte le persone che sono lì, che hanno ascoltato, che ascolteranno questo breve messaggio, fa che possano aprire gli occhi della loro anima e vedere la tua gloria. Benedici il loro lavoro, benedici gli studi quando studiano ancora, benedici il loro futuro, Signore, benedici il loro futuro. Affidiamo a te tutti quanti, Signore, al tuo amore misurato. Grazie perché tu prenderai cura dei tuoi figli, Signore, benedici quest'opera, Padre, e poi che tutti quanti insieme possiamo vedere il resto della tua vita. Grazie, Signore. In nome di Gesù. Amen. Amen, amen. Grazie fratello Carlo, è stato un piacere e una benedizione ascoltare questa tua meditazione molto profonda e radicata sulla parola di Dio. Grazie per i consigli che hai dato ai nostri cuori. Ringraziamo anche i nostri amici che ci hanno seguito fino ad ora. È stato un piacere stare con voi. Sappiamo per certo che insieme a voi possiamo iniziare adesso una giornata con una garanzia, con una sicurezza in più sulle promesse che Dio ha rivolto alla nostra vita. Grazie Carlo, ti aspettiamo ancora e perché no, magari anche con un'intervista qui in studio con noi, in modo da raccontare con più specifica, insomma, con più particolari, ecco, l'esperienza della tua salvezza, anche con, perché no, magari invitando anche i fratelli che così circa 20 anni fa hanno parlato di Cristo e in quel carcere dove ti hanno raggiunto. Grazie, grazie per esserti collegato con noi, grazie, Dio ti benedica, fratello Carlo. Ringraziamo ancora voi per averci seguito, vi diamo appuntamento ad una nuova puntata di Review, intanto vi informiamo di delle varie iniziative di diretta che avremo ancora nella giornata di oggi qui a Parole di Vita, il vostro canale cristiano, vi suggeriamo di continuare a rimanere in contatto con noi. La televisione in generale fornisce notizie e fornisce distrazioni costantemente, questo è un canale attraverso il quale puoi rimanere costantemente attaccato al messaggio che Cristo veicola, che lo Spirito Santo veicola direttamente al tuo cuore e lo puoi fare in qualsiasi ora della giornata. Quindi alle ore 10:30 ci sarà la diretta della Voce del Pastore e quindi vi invitiamo a rimanere ancora in contatto con la rete cristiana Parole di Vita tutto il giorno e ancora in questi giorni che probabilmente per alcuni sono
di ferie di riposo. Noi rimaniamo qui e siamo a vostro servizio, servizio di Dio per la parola che vuole rivolgere alla vostra vita. Dio vi benedica. Hai ascoltato Review? Continua a seguirci sui nostri canali social o sul sito www.paroledivita.org. The holidays start here at Baker's with a variety of options to celebrate traditions old and new. You could do a classic herb-roasted turkey or spice it up and make turkey tacos. Serve up a go-to shrimp cocktail or use Simple Truth wild-caught shrimp for your first Cajun risotto. Make creamy mac and cheese or a spinach artichoke fondue from our selection of Murray's cheese. No matter how you shop, Baker's has all the freshest ingredients to embrace all your holiday traditions. Baker's, fresh for everyone. With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.